Stefano Bontempi, docente di danza del workshop nazionale del musical qui a Palagianello. Esatto. Le piace questo posto? Il posto è bellissimo, speriamo di onorare le memorie di questo posto con un lavoro altrettanto bello. Il posto è bellissimo, la cornice è bellissima, adesso fra poco conosceremo i ragazzi e io mi occuperò espressamente, diciamo nello specifico, della danza, quindi avrò l'occasione di incontrarli tutti i giorni, divisi in due gruppi, ci saranno alcuni che sono più propriamente danzatori, altri attori cantanti che balleranno comunque, si misureranno in questi 5 giorni, cercando di montare un pezzettino tratto da un musical che abbiamo scelto insieme. E per poi riuscire a fare un'esibizione sabato. Credo che per i ragazzi sia anche positivo il contatto con il pubblico, riuscire a montare un pezzo anche originale, proprio della coreografia originale, magari di un musical americano, e proporlo sabato nella serata che ci sarà in piazza. Quindi attendiamo tutti sabato. Con trepidazione direi, sì, seguiteci fino a sabato almeno. Noi oggi iniziamo effettivamente il nostro lavoro e poi da domani tutte le lezioni con i docenti di canto, di recitazione, altri docenti di danza, una tip tap, insomma ci sono tante, tante materie, tante cose nel calderone da fare per una giornata lunga. Speriamo che il caldo ci conceda un po' di pausa per non stramazzare al suolo, però l'energia è molto alta, credo anche quella dei ragazzi, che poi è una cosa contagiosa, no? Fra i docenti e i ragazzi, insomma avere questo scambio. Ok, noi le auguriamo un buon proseguimento, buon lavoro e Grazie. complimenti. Di già, non avete visto Sì, niente. io ho spiato un po'. Allora, grazie, buon lavoro anche a voi, grazie. Gillian Bruce, docente di danza del musical nazionale qui a Palagianello, il suo ruolo all'interno di questo workshop. Guarda, io vorrei provare di lavorare con i ragazzi come fosse un vero allestimento di una compagnia professionale, cioè lavorare mettendo insieme la recitazione, il canto e la danza, non fare solo un balletto. Farli lavorare anche alla velocità che ormai siamo costretti a lavorare con le produzioni molto velocemente, e comunque dando a ognuno di loro, anche se io faccio la danza, ognuno di loro un personaggio nell'interno di ogni balletto. Sono qualcuno e lo devono comunque recitare questa parte, non solo fare i passi e la danza fatto bene. E poi cantare, che è la cosa più difficile, metto queste tre cose insieme e pochissime persone fanno queste cose in Italia, che danno l'opportunità ai ragazzi di veramente fare una cosa a 360 gradi, perché o si lavora sul canto o si lavora. Invece qui vogliamo fare questa cosa qua, che è portare una cosa molto professionale ai ragazzi che hanno un sogno di poi un giorno poter farlo, ecco, speriamo. Il suo ruolo all'interno di questo musical? Allora, all'interno dello stage siamo tre insegnanti di danza, però ognuno di noi ha un suo specifico modo di insegnare e un genere di danza. Per quello che riguarda me, cercherò di sfruttare il più possibile la recitazione, di portare tanto la recitazione all'interno della danza, perché all'interno di un musical, quando canti, balli e reciti, non dovrebbero essere tre sezioni separate all'interno dello spettacolo, ma devono diventare tutt'uno. Se io racconto con la voce una storia, la mia danza deve entrare nella storia che sto raccontando e continuare a raccontarla. Quindi io cercherò in questi giorni di portare tanta recitazione all'interno del movimento del corpo. Questo è quello che farò principalmente. Il consiglio che lei potrebbe dare a un giovane ragazzo che vorrebbe intraprendere la carriera del musical, qual è? Beh, sicuramente lo studio sicuramente della tecnica, ma consiglierei di avere la pazienza di fare la gavetta, di non pensare che in 6 mesi di notorietà, di visibilità al grande pubblico si sia un professionista già navigato. Buongiorno a Silvia Di Stefano, Buongiorno. docente di recitazione nonché organizzatrice di questo musical nazionale, Festival Nazionale del Musical. Sì.
Come nasce l'idea di questo workshop qui a Palagianello? La colpa di tutto questo è di Giancarlo Capito, che già 3 anni fa portò qui sia me che Elena Biolcati per iniziare un percorso principalmente solo di canto e interpretazione. Abbiamo fatto un primo stage 3 anni fa, poi un altro l'anno scorso, e quest'anno Giancarlo si è un po' allargato. Quindi ha detto: facciamo una cosa in grande, abbiamo tanti amici che sono grandi professionisti, voi già conoscete Palagianello, ci siamo già innamorate, ogni volta che veniamo qui prendiamo 10 kg e quindi abbiamo detto sì, dai, facciamola. E quindi Giancarlo è partito e finalmente siamo arrivati a coronare, diciamo, questo sogno, che era, perché Giancarlo voleva proprio fare qualcosa di importante nella sua città. Quindi è l'unico evento di questa manifestazione proprio qui, è l'unico che avviene in tutta Italia, giusto? Sì, per quanto riguarda questa cosa, assolutamente sì. Poi ci sono sicuramente altri insegnanti che organizzeranno altri stage in altri posti d'Italia, ma non sono sicuramente bravi come noi. E l'iniziativa che ci sarà il 10 agosto del Gran Gala in Piazza Giovanni Paolo II vedrà come ospite d'eccezione Stefano Dorazio. La sua presenza qui, il suo ruolo, quale sarà? Allora, noi per la serata finale, appunto, dove i ragazzi si esibiranno con i lavori fatti, montati con i coreografi questa settimana, diciamo che abbiamo istituito 2 premi, uno come miglior artista emergente dell'anno, che abbiamo dato a Laura Panzeri, una ragazza fantastica che giovanissima ha già fatto protagonista di Grease, La febbre del sabato sera, Happy Days, adesso va in Germania con Sister Act. Ho detto, beh, non potevamo darlo che a lei. E poi Stefano Dorazio, che nel musical in realtà ha una carriera giovane, perché comunque lui ha iniziato nel 2003 con Pinocchio, poi è uscito dai Pooh e quindi ha fatto Aladdin, Zorro, ha tradotto Mamma Mia. Però insomma la sua carriera breve nel musical, ma devo dire invece quell'altra musicale un po' più lunga. Ok, quindi non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti insieme. E noi non vediamo l'ora di salire sul palco e di finire questa settimana. No, in realtà non vediamo l'ora di finirla, non vediamo l'ora di vedere tutti i ragazzi pronti per questo spettacolo, che sicuramente sarà una bella botta emozionale. Ok, ti ringrazio. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Ecco alcuni dei partecipanti a questo workshop nazionale del musical. Ragazzi, voi da dove venite? Umbria. 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 Taranto. 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 Bologna. Taranto. Taranto. Lena Biolcati, docente di canto e tecnica vocale alla prima edizione della Puglia Musical. Sì. Io chiaramente faccio quell'altra parte, no? Perché nel senso, quando si fa musical ci sono 3 materie fondamentali, che sono la danza, la recitazione e il canto, e non è semplice come materia per quanto riguarda proprio il musical, perché un conto è cantare e basta, un conto è mettere il canto sulla danza, no? Ci vogliono delle tecniche particolari, ci vuole una respirazione particolare, proprio perché mentre si sta saltando e ballando bisogna anche riuscire a cantare. Quindi, oltre al fatto di insegnare chiaramente le canzoni che poi verranno ballate, ci sarà anche un discorso di tecnica per far capire ai ragazzi come muoversi in questa materia, insomma. Ok, la ringrazio e in bocca al lupo per questa prima edizione. Grazie.